Salute a tutti, quest'anno ho voluto provare anche questi ricciarelli che devo dire sono ottimi e rimangono molto morbidi. Andiamo a vedere subito come farli. Ho macinato 200 g di mandorle grossolanamente. Adesso spello 20 g di mandorle armelline. Se non ne avete, basta aggiungere aroma di mandorla amara. Le armelline sono i semi delle albicocche e sono contenuti all'interno dei noccioli. Il sapore è leggermente amarognolo, ma comunque gradevole. Soprattutto in passato se ne faceva un uso più esteso. Oggi invece, l'armellina è sempre più difficile da reperire in commercio, e il suo consumo è limitato alla pasticceria. Viene impiegata, infatti, come essenza per il liquore all'amaretto e per i prodotti a base di pasta di mandorle. Metto anche 150 g di zucchero, metto tutto in un mixer e polverizzo. Preparate la lega. Mettete in un pentolino 40 g di acqua con 25 g di zucchero e fate uno sciroppo senza far bollire. In una ciotolina prepariamo 10 g di zucchero a velo, 10 g di farina 00, un terzo di cucchiaino di ammoniaca per dolci, un quarto di cucchiaino di lievito per dolci. Iniziate con il mescolare gli ingredienti. 200 g di farina di mandorle, con 150 g di zucchero e 20 g di mandorle amare. 10 g di arancia candita, troverete come farle nel canale. Ti basta cliccare sul link sopra a destra. . 12 g di farina 00. Aggiungiamo anche lo sciroppo ormai raffreddato. E procediamo con un albume d'uovo, con 10 g di zucchero a velo. Mescolare amalgamando bene il composto. Amici, se vi è piaciuto il video, condividilo con chi ami, è bello per me e importante per lo sviluppo del canale. Non sarà difficile per te, ma sarò molto felice. Iscriviti, attiva la campanella per essere informato sui nuovi video. Coprire l'impasto con un panno umido e lasciarlo riposare per 12 ore in frigo. Passato questo tempo, mettere dello zucchero a velo in una ciotola. Con le mani formiamo i nostri ricciarelli. Quindi schiacciateli al centro e passateli nello zucchero a velo. Adesso attenzione alla cottura. Il forno deve essere sui 140 gradi statico e deve durare circa 10-15 minuti. Inoltre aprite il forno dopo 7-8 minuti in modo che esca il vapore dell'ammoniaca. E anche se i ricciarelli vi sembreranno ancora morbidi, dopo si induriranno una volta usciti dal forno.
Fare queste delizie di mandorle è veramente facile. Ed anche veloce, tra l'altro. A risentirci al prossimo video. Grazie di averci dedicato un po' del vostro tempo. Ciao a tutti, e a presto!